Buongiorno, eccomi qua di nuovo. Oggi è il compleanno della mia piccolina e sono appena ritornata perché sono stata a sbrigarmi delle cose, sono stata in banca. Oggi ovviamente vloggerò così riprenderò anche il compleanno. Qualcosa del compleanno. Ieri sono stata da mia sorella che mi sono fatta i capelli per oggi, così sono bella pronta. Devo semplicemente passarmi una piastra, truccarmi e farmi una bella doccia e via. E si parte per il compleanno, visto che oggi è un giorno un po' speciale, un po' particolare perché è il primo anno della mia piccolina e voglio praticamente farmi carina per lei, anche se oggi sarà lei la principessa, perché ovviamente l'ha festeggiata, ma per la principessa in tutto e per tutto. Anche se non fosse stato il suo compleanno, è sempre la nostra principessa di casa. Ho appena finito di parlare al cellulare con mia sorella, che stavo cercando, cioè volevo sapere notizie su mia nipote, e se era tutto a posto. Mi ha detto sì, tutto a posto. Ovviamente oggi è la principessa di tutti. Infatti, io ho detto a quest'ora immagino che sarà la coccolona di tutti quanti. Infatti, dice sì, dice, ho ricevuto un sacco di telefonate, messaggi per gli auguri della piccolina. Devo dire che è molto, molto amata mia nipote, meno male, fortunatamente. E niente, mi ero messa qui nel letto per riposare un pochettino, ma niente, sono talmente emozionata. Cioè, ciò sono perché si vede, ho gli occhi gonfi, però sono talmente emozionata che niente, non riesco a rilassarmi e addormentarmi, prendere sonno. Pazienza, che dobbiamo fare? Oggi è una giornata così, però volevo riposarmi perché giustamente poi stasera farò una brutta serata perché poi stanca cose, anche perché c'ho un sacco di cose da fare perché io devo essere là diciamo la prima di tutti perché devo portare altre cose, devo portare le bomboniere, devo portare la torta e perciò devo portare un po' di cose e devo essere diciamo abbastanza in anticipo rispetto agli altri per sistemare un po' la situazione. Vabbè, vediamo un pochettino come va la serata. Io cerco di riposare perché il sonno ce l'ho, cioè si nota, ho gli occhi gonfi. Ora boh, non so, provo ora poi tra un po' a riposarmi un altro pochettino, anche se mi riposo 10 minuti, tanto anche se vado lì per le 7, tanto alle 7 devo andare a ritirare la totta e vabbè, tanto. Cioè, la sala è qui vicino praticamente, però alle 7 devo ritirare la totta, però vabbè, tanto il bar è qua vicino e riesco a ritirarla la totta. Mamma mia, non c'ho sonno. Ora stavo guardando che trucco farmi. E ne ho trovato uno carino da farmi. Ora dopo ovviamente lo farò e vediamo un po' come mi viene. Speriamo che mi viene bene perché non è che sono tanto, tanto brava a truccarmi. Io ripeto, ve l'ho detto sempre, imparo guardando i trucchi degli altri YouTuber e guardando i video degli altri youtuber truccarmi. Infatti ho anche intenzione di fare un corso più avanti di un make up. Ora penso che ormai inizieranno a settembre i corsi perché ormai c'è l'estate. Penso che ormai a settembre inizieranno i corsi e vedrò un pochettino. Stamattina fortunatamente sono andata in banca, mi sono sbrigata altre cose, sempre problemi su problemi. Mi sa che in questa banca dovrò ritornarci 100.000 volte. Comunque, stamattina sono stata in banca, poi sono tornata a casa e ovviamente mi sono stirata le cose, i vestiti da mettere appunto stasera. Gliel'ho stirati sia a mio marito, me li sono stirati per me. Ora dovrei passare più tardi dal fioraio
dopodiché dovrei anche andarmi a comprare un paio di orecchini un po' carini da mettermi, perché sinceramente quelli che non avevo, quelli che ho, non mi piacciono più di tanto e vorrei andarli a comprare nuovi, di quelli che si stanno utilizzando adesso. E poi vorrei andarmi a comprare anche una collana lunga. Ora vediamo un pochettino come si svolge il pomeriggio, sempre se non faccio troppo tardi. Comunque i negozi qua vicino che li vendono ce li ho qui vicino casa, perciò è 2 secondi anche là, però vediamo un po' come si svolge appunto la serata. Ora devo cercare di nascondere questi brufoli, questa cicatrice che mi sono praticamente schiacciata le pollicine. E mi è rimasta la macchiolina, la cicatrice. Quindi con un punto dinto devo cercare di nasconderlo un pochettino. Adesso devo cercare di nasconderlo un pochettino, vediamo un po'. I capelli devo dire che sono a posto, devo solo farmi la piastra, però la piastra ovviamente me la passerò dopo, perché tanto devo lavarmi, cioè sono di tutto peso. Niente, adesso provo a riposarmi un pochettino. Madonna, che occhi gonfi. Provo a riposarmi un pochettino, poi mi alzo verso le 5, così non lo so, mi comincio a preparare, vediamo un pochettino. Eccomi pronta, mi sono truccata e adesso devo semplicemente vestirmi e poi vado a prendere la totta e sbrigarmi tantissime altre cose, perché è arrivato anche il momento della festa, perciò devo assolutamente sbrigarmi, perché alcune cose le devo portare io, perciò bisogna sistemarle. Perciò ripeto, come vi ho detto prima, devo essere molto prima degli altri lì. E niente, adesso corro a vestirmi, perché sinceramente ancora sono in tenuta di casa, e perciò devo ancora mettermi il vestito, mi metto il vestito e poi preparo le altre cose da portarmi via. Sono tornata adesso dal fioraio. E praticamente sono stata fino a mo' da fiorare a prendere un piccolo composizione di rose. Come vedete sono tutti rosa e questi sono per la mia piccolina nipotina Aurora. Ora stasera glieli consegnerà lo zio. Credo che sarà felicissima. Adesso lo posso qui. Un sacco di cose ancora da preparare.
cantare, non lì. Desidero comunque trasmetterti qualche pensiero positivo che possa restare su questa carta, che tu un giorno possa rileggere per trovare fiducia e ispirazione. Nella vita si diventa grande giornale e diciamo che questa è più o meno la mia filosofia di vita. Non lasciare che sono stato di condizione, ancora, non lasciare che qualche uomo lo studi il tuo o ti tolga la possibilità di essere felice. Vai avanti sempre, vai avanti comunque, vai avanti nonostante. Corri verso la meta, non voltarti. Fermati solo dopo aver tagliato il tuo guardo. Non permettere a nessuno di dirti che non sei all'altezza, che non sei abbastanza. Se hai un sogno, inseguilo, afferro, stringilo, in mano fino a che diventi pura utopia retrodatata. E poi Aurora, ama. Ama il tuo cielo, la terra, le stelle. Ama la brezza che entra nella finestra a temperatura calda. Un pomeriggio estivo. Ama la tua famiglia, ama i tuoi amici, ama la persona che ti sarà sempre accanto. Ti auguro di poter trovare con lei felicità, pace e completezza. Perché vedi, cara, secondo me ognuno di noi passa buona parte del suo tempo a cercare qualcuno che possa completarci perfettamente, come due tessere di un campo, come due metà di una stessa mente. Ricerca un amore vero, perché ti assicuro che la purezza dei sentimenti non è così banale come sembra. Infine, Aurora, cerca di rifugio, qualcosa che sia solo tuo, a cuore appellarti nel momento in cui ha bisogno di un senso e trovare le risposte. Per me, come scoprire l'angolo di salvezza, sono le parole. Per te, può essere un silenzio! Basta che la trovi e la tieni lì, pronta sempre a disposizione. Per il resto ti auguro i sorrisi, le feste, le giornate di sole. Ti bacio, so che non è un cuore o un bracciale d'oro, ma spero possa bastare. Un bacio dal tuo caro nonno Paolo, che ti amo più della mia vita. Grazie di farmi sentire orgoglioso di mia figlia Sara, nonostante la durezza della vita sta a combattere e farti crescere nei migliori del mondo, visto che ormai da qualche mese non siamo più una famiglia unita per la separazione tra me e la tua nonna Loreana. Mi impegnerò insieme a tua madre e a tuo padre a farti crescere con le giuste idee della vita. Ti amo il nonno Paolo. Bravo! Bravo! Angela, che sei emozionata! Eccomi qui, sono tornata a casa e sono stanca, sono veramente troppo stanca, sto morendo dal sonno e penso che, vabbè sì che da oggi che si nota, comunque adesso si noterà più di prima perché sono veramente veramente stanca. Ci siamo ritirati da poco e niente, già mi sono cambiata per andare a letto e infatti prendo un bicchiere d'acqua e vado subito a nanna perché sono veramente troppo stanca, poi domani
domani devo dedicarmi alla casa, visto che oggi non mi sono potuta dedicare come si deve, domani è arrivato il momento di dedicarmi alla casa. E niente, io vi saluto. E niente, ci vediamo la prossima con un altro video. Buonanotte.